Gentili ascoltatori, buonasera e benvenuti al notiziario dell'Istria, Istria Oggi. In studio Massimo Bonella, qui dalle frequenze di RST Radio Science Network. Un saluto naturalmente a tutte quelle emittenti locali, quelle emittenti online di taglio locale che sono collegate a reti unificate. Le possiamo anche ricordare alcune, da Radio Valdichiana a Radio Reno Web, Radio Favorvento, Radio Isson, Radio Sismondi Libri, eccetera. Dunque, veniamo subito alla al nostro notiziario. Prima però una notizia di carattere nazionale che poniamo in primo piano. È stata, pensate cosa è successo, è stata aggredita in ospedale una donna. Per fortuna poi sta dando dei segnali di risveglio, almeno per quanto riguarda la giornata di oggi, 9 agosto, mentre stiamo andando in onda con questo notiziario. Praticamente è uscita dallo stato, le ultime notizie sono queste, è uscita dallo stato di morte cerebrale, aggredita e colpita alla testa all'interno dell'ospedale Santissima Annunziata di Taranto con un oggetto contundente. Ora è in coma nel reparto di rianimazione. L'osservazione proseguirà fino a domattina. La vittima, 73 anni, è stata aggredita mentre era su una barella nell'area di pronto soccorso da un uomo che poi è praticamente scappato. Viene ricercato un uomo di circa 40 anni, capelli lunghi e ricci, che potrebbe aver colpito la donna, forse con un punteruolo. Veniamo ora al nostro notiziario. Dunque, dell'Istria, Istria Oggi, in collaborazione con l'Unione Italiana, che ringraziamo per questa appunto collaborazione e altresì salutiamo. Furio Radin presente alla giornata del ricordo delle vittime Rom. Si sono tenute a Ustica le celebrazioni della giornata internazionale in ricordo delle vittime Rom del campo di concentramento di Ustica, nel quale durante la Seconda Guerra Mondiale sono stati uccisi 16.000 persone, di cui 5.600 bambini. Presente alla cerimonia il vicepresidente del Sabor croato e il presidente dell'Unione Italiana, l'onorevole Furio Radin, che ha sottolineato l'importanza del ricordo di tali avvenimenti e ha posto l'accento sull'importanza dell'integrazione di Rom, gruppo etnico che anche oggi rischia l'esclusione. Andiamo avanti. Dunque, notizia positiva, termine del servizio civile. Venerdì 11 agosto 2017 Silvia Serra, Giuseppe Alberghina, Simone Fossat e Stefano Silvestrini termineranno il periodo del loro servizio civile presso gli uffici dell'Unione Italiana nelle sedi di Fiume e di Capodistria, iniziato 9 mesi or sono nell'ambito del progetto Sconfinamenti, in collaborazione con l'ARCI, Servizio Civile del Friuli Venezia Giulia. L'ARCI, Servizio Civile Friuli Venezia Giulia, ringraziamo sentitamente Silvia, Giuseppe, Simone e Stefano per il loro apporto dato in questi mesi al lavoro dell'Unione Italiana in termini professionali, intellettuali e umani, contribuendo in questo modo a fornire un utilissimo sostegno alla comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. A Silva, Giuseppe, Simone e Stefano formuliamo i più sinceri auguri per la loro vita futura. Altra notizia sempre interessante e positiva, inaugurata la nuova sede della Comunità degli Italiani di Matterada. È stata inaugurata venerdì 4 agosto la sede rinnovata della Comunità degli Italiani di Matterada. Ad inaugurare ufficialmente la nuova sede, di fronte a molte persone venute ad assisterla, i primi soci fondatori del sodalizio. E quindi ricordiamo alcuni: Vlad Rota, Nerina Krunitz, il sindaco di Umago.
Pola, passiamo a Pola, che è stata inaugurata mercoledì 2 agosto, la 16ª edizione dell'Area International, laboratori musicali e concerti, con il concerto di gala dell'Ensemble Classica Trio La Scala di Milano nella Cattedrale Polese. La manifestazione, che termina mercoledì 9 agosto, ha avuto quest'anno prestigiosi ospiti: il flautista Romano Pucci, il clarinettista Ivano Brambilla, il chitarrista Fabio Spruzzola, il fagottista Leonardo Dosso della Rai Sinfonica di Milano ed altri insigni artisti e pedagoghi delle accademie di Roma, Milano, Novara, Udine, Trieste, di Passau e Regensburg, di Lubiana e Maribor, di Zagabria e Pola. Il tema dei laboratori ha riguardato la valorizzazione e promozione del patrimonio musicale istriano attraverso il titolo L'Istria da scoprire. Venticinque anni dalla scomparsa di Antonio Borme. Domenica 6 agosto ha avuto luogo presso il cimitero di Rovigno la cerimonia commemorativa in occasione del 25esimo anniversario della scomparsa del professor Antonio Borme, primo presidente della Nuova Unione Italiana, nata nel 1991, uno dei principali artefici della rinascita della comunità nazionale italiana in Croazia e Slovenia. Il presidente della giunta esecutiva dell'Unione Italiana, Maurizio Tremu, il presidente dell'Unione Italiana, Furio Radin, e il presidente dell'Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, hanno espresso sincera gratitudine per quanto il professor Antonio Borme abbia fatto per la popolazione dell'area istro-quarnerina, per la Croazia e la Slovenia, per l'Italia e i suoi cittadini, per il mantenimento della lingua, della cultura e dell'identità italiana. Veniamo a delle brevi, in conclusione, Buie. Dalla collaborazione tra la comunità degli italiani di Buie e l'ente per il turismo di Buie è nata la serata Canzoni sotto le stelle. L'evento si terrà mercoledì 9 agosto alle ore 20:30 in piazza San Servolo. Passiamo adesso a Draga di Moschiena. Dall'11 al 15 agosto, presso la Casa di Cultura Betti di Draga di Moschiena, si terranno numerosi concerti all'interno del Festival Artistico Musicale Italia e Croazia in Musica e Arte. L'ingresso sarà libero a tutti. Ancora un flash da Gallesano. Martedì 15 agosto avrà luogo a Gallesano la tradizionale festa delle cioche. Le attività cominciano a partire dalle ore 8. Vediamo se riusciamo a avere il tempo anche per un'altra notizia da Isola. Dunque, dal 14 al 18 agosto a Palazzo Manzioni si terrà il corso estivo di jazz vocale con la cantante londinese Emilia Martesson e il pianista Barry Green. Il corso è dedicato ai cantanti di livello medio avanzato che vogliono focalizzare la propria espressione individuale e prendere confidenza con il palco e l'aspetto ritmico. Il numero di posti disponibili è limitato. La comunità degli italiani Giuseppe Tartini terrà una conferenza stampa, e siamo adesso a Pirano, una conferenza stampa il 10 agosto alle ore 10 presso lo Spero di Sezza, vicino al ristorante Ribiz, sull'evento In Mare, voga tradizionale alla Veneta da Pirano a Venezia dal 15 al 20 agosto 2017. Un gruppo di donne rematrici della comunità degli italiani Giuseppe Tartini di Pirano organizza insieme ad un gruppo di donne rematrici dell'Associazione Canottieri Giudecca di Venezia una manifestazione sportivo-ricreativa e culturale, voga tradizionale in piedi alla Veneta da Pirano a Venezia. L'evento viene organizzato con l'intento di collegare le due sponde, rafforzare il rapporto di amicizia e collaborazione tra i due stati, salvaguardare le imbarcazioni tradizionali e la voga alla Veneta nell'Alto Adriatico, un'occasione per stimolare la collaborazione intergenerazionale nel praticare una vita sana in armonia con la natura tra donne di età diverse e sensibilizzare
l'opinione pubblica per un rapporto sostenibile tra uomo e mare. L'inizio della manifestazione sportiva, quindi la partenza, è prevista per il 15 agosto dal porto di Piranha, l'arrivo a Venezia, previsto invece per il 20 di agosto. Dunque, ci fermiamo qui per il momento. C'è un'altra notizia volendo da Umago, allora la diamo rapidamente, anche se siamo fuori tempo massimo. Dunque, la comunità degli italiani Fulvio Tomizza vi invita dal 12 al 15 agosto in comunità degli italiani a partecipare al ricco programma di eventi organizzati in occasione delle celebrazioni per la Madonna Grande. Bene, in conclusione vi ricordo anche una notizia che riguarda la nostra emittente RST Sirius, Radio Sirius TV di Treviso, che collabora con Pianeta Oggi TV di Venezia. E il settimanale, noi produciamo questo programma che va in onda su un circuito di televisioni interregionali del digitale terrestre e anche emittenti radiofoniche in FM stereo, interregionale dal centro Italia al nord-est praticamente. E questa sera, per chi ci ascolta oggi martedì, cioè scusate, per questa sera a mercoledì, per chi ci ascolta oggi, verrà trasmesso sull'emittente VTC, Video Telecarnia, a partire dalle ore 22:50 circa. Siamo in terza serata. La replica sarà il sabato, mentre lunedì mattina, per quanto riguarda gli ascoltatori, i telespettatori che ci seguono dal centro Italia, alle 11:30 sull'emittente toscana di Chianciano Terme, Teleidea. 11:30 dunque sul digitale terrestre. Alle 18:58 è tutto dunque per questo notiziario dell'Istria. Istria Oggi è andato in onda. Potremmo dire ancora in fase sperimentale, lo stiamo mettendo a punto, e avrà prossimamente una frequenza giornaliera praticamente tutti i giorni alle 19:45. Andrà avanti anche quando ritorneranno le altre trasmissioni dalle ferie, quindi questo notiziario avrà una propria identità, un proprio spazio e quindi sarà costante ogni giorno con le notizie dall'Istria, dall'Unione Italiana, che ringraziamo per la collaborazione. È tutto per il momento, sono scattate ora le 18:59 da Massimo Bonella, grazie per la vostra cortese attenzione, vi lascio la nostra programmazione di Radio Science TV.